2001 la Toscana celebra una festa speciale dedicata a tutti coloro che si riconoscono nei valori della pace, della giustizia e della libertà, di cui la regione, con la sua storia e la sua testimonianza, è alto rappresentante. Nel 2001 fu infatti istituita la festa commemorativa del 30 novembre, giorno in cui ricorre l'anniversario della riforma penale promulgata nel 1786 da Pietro Leopoldo di Lorena, Granduca di Toscana, dal 1765 al 1790. Con tale riforma la Toscana divenne il primo stato al mondo ad abolire la pena di morte, uno degli atti più incivili perpetuati fino ad allora da tutti i governi. Conveniente, secondo la testimonianza di Pietro Leopoldo, solo ai popoli barbari. Il 30 novembre, pertanto, non è solo una data fondamentale per l'antico Granducato di Toscana, ma anche il primo giorno di una storia nuova per tutti gli uomini del XVIII secolo, fino ai nostri tempi. Assieme all'abolizione della pena di morte, ebbe anche termine l'uso della tortura e della mutilazione delle membra. La riforma, in parte ispirata al codice Giuseppino, trovò la sua fonte principale nelle concezioni filosofiche dell'Illuminismo e soprattutto nell'opera di Cesare Beccaria, De delitti e delle pene, pubblicata a Livorno nel 1764. Con l'istituzione della festa, la Regione Toscana vuole sì ricordare la grandiosità dell'atto di civiltà legislativa realizzato da Pietro Leopoldo, ma anche ricordare l'origine del cammino lungo e tortuoso per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, che ha visto la Toscana e i suoi governanti svolgere sempre un ruolo da protagonisti. Un cammino che continua incessantemente e che nel 2000, con la Carta dei diritti dell'Unione Europea, ha sottolineato ancora una volta il diritto di ogni uomo a non essere condannato a morte da altri uomini.